Ciao a tutti i video acquisti. Allora, abbiamo qui questa busta che è di Tiger. Mi piace che sia così bianconera, chissà perché. E quindi sono andata da Tiger a Fano e ho preso una cosa da Tezenis. E poi abbiamo qui una cosa di Natale. Allora, iniziamo da queste cose in più. Allora, praticamente sono andata in quel negozio che vi ho parlato varie volte, dove vendono tutti articoli per la casa, tipo un Teddy che c'è qui da me. Non è una catena, è un ragazzo che ha preso un negozio e prendono tutte queste cose pucciose, carine per la casa, insomma, in genere c'è un po' di tutto. E ho iniziato a prendere qualcosa per il Natale perché sennò lì finisce tutto. Allora, ho preso questi qui. Mi piacciono questi qui da bestia perché sono tutti olografici. Quindi quest'anno ho pensato di fare l'albero di Natale color blu, argento e rosa fucsia. Quindi ho preso sti, come si chiamano? Ogni anno ve lo dico. Filo addobbo, vabbè. Poi queste qui, quindi questo colore che secondo me ci sta bene, e di queste mi sembra che c'avevo poche niente, quindi perché l'avevo fatto più sul rosa e non questo, diciamo, fucsia, e quindi ho preso un paio di queste, poi insomma vedo strada facendo. Poi mi sembra di non aver poche cose, io ho tante robe blu, blu e azzurro. E quindi ho preso per scrupolo qualche pallina un po' più, tra virgolette, particolare, perché io ce le ho tutte lisce. Queste sono fatte così, color argento. La punta, perché ogni anno per me è sempre una tragedia, e l'ho presa una semplicissima argento. E poi altre palline un po' più piccoline, sempre argento, queste qui un po' di diversa texture, diciamo così. Quindi queste sono le cose del Natale in questo negozio e abbiamo fatto. Poi, sempre nello stesso negozio, mi servivano delle cose per la casa. Allora, due tovagliette, quelle da colazione, quelle americane, mire. Poi una tovaglia. Queste qui antimacchia, l'ho presa con questi disegni, me ne piaceva un'altra che era in stile barocco, e però boh, questa qui mi ispirava di più. Queste, se non sbaglio, dovrebbero essere i fiori di vaniglia, perché queste mi sembrano le bacche e mi piace. Tanto adesso perché ho deciso, voglio tenere, di solito io uso la tovaglia quella in plastica e però insomma c'ho un bel tavolo, è nuovo e tutto, quindi mi piace anche che quando chiaramente non mangiamo lo si veda. Per cui ho detto bisogna che mi prendo un po' di tovaglie da tenere quanto mangiamo e poi insomma le tolgo. Poi ho preso un sottopentola fatto così, che l'altro l'ho spaccato, anzi ne ho spaccati due. Poi ho preso due macchine da caffè, perché quella che avevo io è del 15-18. E l'ho presa nelle due dimensioni, questa è da una e questa è da tre. E poi ultime due cose che non c'entra niente con tutto ciò sono queste due tempere. Sono colori per tessuti, voglio provarle a mettere nella resina perché il nero, un nero nero, io non ce l'ho. Non mi esce in nessun modo. E ho detto, boh, provo questi. Ma poi c'era questo color. È un Tiffany però sbrilluccicoso, molto bello. E volevo provare a farlo diventare ad alcol. Però insomma, lo proveremo. Quindi queste sono tutte le cose che ho preso in questo negozio. Poi, vabbè, da Tezenis ho preso. Se avete visto uno dei precedenti video, avevo preso i pantaloni, perché adesso c'è tutta questa collezione a tema Walt Disney, e avevo preso i pantaloni di Winnie the Pooh, che non, no, che di Winnie the Pooh, di Alice, che non potevo non prendere, e stavolta ho preso questo, a parte che sono stracomodi. Ta-da! Sempre a tema Alice, è il set completo.
quindi per dormire o anche per stare a casa come vi pare. Quindi c'è la maglietta in cotone con lo stregatto, cioè, è troppo carino, lo adoro, e c'è il pantalone sotto fucsia con lo stregatto. È carinissimo. Allora, io ho preso come l'altra volta una taglia L, ma sono molto molto larghe, quindi già ve lo dico, e avrei potuto prendere anche una M, però preferisco più stare comoda, tanto per stare in casa, perché non andrei mai via con una roba del genere. E quindi questa, e il costo è $25,99, quindi questa. Ma andiamo da Tiger, che intanto qui sbucano fuori cose. Allora, Tiger, è uscita tutta la nuova collezione natalizia. E io ero andata principalmente perché, vabbè, volevo vedere un po' la collezione e per iniziare a prendere qualche pallina, perché come sapete io ogni anno delle palline di Tiger le vado a prendere, perché sono, dai, un pochino particolari, ma c'era pochissima roba. E adesso vediamo, quindi c'è una collezione natalizia, tutte le varie decorazioni, c'era qualcosa anche di cancelleria e qualcosina ho preso, e troverete anche due buste sorpresa. Allora, ho preso questi timbrini, questi appunto a tema natalizio, non so se siano della nuova collezione, se c'erano anche gli scorsi anni, però li ho presi in modo da decorare o bigliettini o comunque il bullet journal, agende, eccetera, a tema natalizio, e c'è appunto queste decorazioni, e poi questa qui anche a tema fiocchi di neve. Quindi questi due. Poi ho preso questo fil di ferro. Io penso che sia di ferro. Fil di ferro, esatto, perché volevo provare a fare degli anelli. Poi, insomma, vedremo. Non so da quanto sia. Sono 50 metri, però volevo sapere lo spessore. Però boh, non c'è scritto. Dopo, insomma, vedremo. Spero che sia lavorabile, però qui tanto dice che per bricolage, per hobby, quindi in teoria dovrebbe essere abbastanza lavorabile. Poi, stai su, ho preso questa busta sorpresa, ed è una, e un'altra busta. Allora, quella è la XL, e la S, quella che chiamo io X, quest'altra è la XL, che adesso non mi esce fuori, vi faccio vedere prima tutte le altre cose. Allora, deco tape, washi tape a tema natalizio, mi piacevano per decorare, però sono anche veramente miseri, sono da 15 per 5 metri, un po' miserini, però hanno queste decorazioni, cioè, più che altro questa qui degli alberi può far pensare a Natale, sono questa qui con i cuoricini, però ho detto dai, è carino, e l'ho preso, costa un euro questo. Poi ho preso questa cosa perché tanto sono testona. Vi ricordate anche gli anni scorsi c'erano questi kit dove trovavi, tra virgolette, le pietre preziose? E quest'anno è uscito questo qui, e ti frantumi le mani per farlo, cioè dovrebbe essere una cosa per bambini / bambini un po' cresciuti, però ti sfragelli le mani, ma io testarda l'ho voluto riprendere perché ci sono anche qui quattro pietre, pietre o gemme, vediamo, kit per lo scavo, cerca queste quattro gemme, agata rossa, agata verde, agata blu e agata gialla, e pensavo appunto di utilizzare queste per mettere all'interno della resina per fare l'orgonite. Quindi, insomma, lo vediamo, magari faccio un video insieme così vedete come mi frantumo le mani. Poi, no, quest'anno l'ho presa, non mi piace troppo, cioè io mi metto, questa è una penna fatta così, tutta ricoperta in tessuto, con queste tre palline, io mi metto lì a scrivere con questo rumore, cioè mi piace troppo. C'era allora questa qui, e poi c'era qualcosa con Babbo Natale sopra, c'erano tutta una serie, insomma, di penne a tema natalizio, però questa mi sembrava la più carina. Ed è una penna, non una matita. Poi la pallina,
che di solito le incartano. Io ho preso questa qui, che è un jukebox. Così dopo cosa era rimasta? Tante con le ciliegie, che non ci avevano sinceramente un gran senso. Poi c'era quella dei popcorn, che però ho già, e con l'arcobaleno, basta. Poi ho visto che c'erano delle altre scaffalature, però era tutto vuoto, quindi non so se siano state prese o meno, però questa è più a tema di tutte le cose che ho preso io, un po' retro, perché ho preso la macchina dei popcorn, quella del zucchero filato, e va. Non me ne ricordo più le altre. Vabbè, dopo avevo preso il pallone da calcio e il joystick della PlayStation, vabbè, per mio moroso. E poi c'era, come si chiama, il riproduttore, quello col disco, insomma, delle cose così, e un po' sul retro, quindi ci sta bene, secondo me, sta pallina. Poi, allora, tiriamo fuori sta mega busta sorpresa. Tanto qui c'è il mio piede. Cioè, è talmente pesante che non ce la posso fare. Vabbè. Tiro fuori l'ultima cosa che ho preso. Cioè, ditemi voi. Ok. Ok, è pesantissimo. Ok, l'ultima cosa che ho preso, che è della nuova collezione a livello di cancelleria, è questo. Cioè, non mi piaceva troppo. È un diario segreto che mi pare che ogni anno a Natale lo fanno, oppure forse nella collezione di San Valentino. C'è sia in versione rosa che in versione rossa, però a me sinceramente il rosso non mi piace, non mi piace neanche il rosa, però ho detto preferisco questo ed è un semplice diario segreto. C'è qui il suo lucchetto con la chiave, vediamo se si apre, vediamo se ce la faccio ad aprirlo. Ah, ok, molto semplice così. C'ha qui la clip, no, scherzo, si sfila così, quindi qualcuno potrebbe anche sbregarlo per tagliarlo. Ah, che carino, qui vedete c'è la taschina a forma di cuore, carinissima, e dentro è semplicemente a righe. Qui c'ha il suo ciaffettino e insomma ed è fatto così. Questo mi piaceva un sacco e me lo sono presi io da ragazzina, me li facevo sempre regalare, mi piacevano tantissimo ed eccolo qua, è caruccio. Poi mi raccomando, lasciate sempre la chiave attaccata così tutti possono leggere. Ecco qua. Ok, allora, eccola qua le buste. Queste sono tutte le cose che ho preso oggi. Ho fatto immatire mio moroso. E nel prossimo video apriremo tutte e due le buste a sorpresa. Quindi rimanete collegati e fatemi sapere se anche voi siete andati da Tiger, se avete trovato altre cose al di là di queste qui. Poi ripeto, ci sono tutte le cose di Natale, luci, lucine, decorazioni. Ci sono quelle palline di plastica, quelle da decorarne e io le avevo già fatta una, che sono sempre le stesse. Una è da far Babbo Natale, una è da far tipo l'unicorno. Io avevo preso l'unicorno, ma l'ho già fatto. Se vi interessa vi lascio il video qui sopra. E niente. Questo è veramente tutto. Fatemi sapere appunto se nel vostro Tiger c'è anche qualcos'altro e ci vediamo presto. Rimanete sintonizzati per queste mega buste, soprattutto questa che è pesantissima. Ciao ciao!